All'antistadio Vale Anzuca di Francavilla, colpo esterno della Lanciano che con la doppietta di Mariano e il gol di Rey batte 3-0 il Villa 2015 tra le proteste locali che considerano poco adatto l'arbitraggio di Di Caro della sezione di Chieti. Venendo al match indisponibili le punte di diamante delle due formazioni, Giuseppe Paravati da una parte e Bocchio dall'altra. Vitale opta per il solito 4-2-3-1 con il 2002 Tacchi prima punta, Lanciano con il falso 9 Ciotola sostenuto da Rey e Crudo. Partita da subito a ritmi alti al sesto. Punizione di Di Giovanni e Lezai. Ribatte sulla linea. Servirebbe la goal line technology con il pallone che però resta a ridosso della linea di porta con il biancorossi che non riescono a ribadire in rete. Poco più tardi proteste i francavillesi per il contatto. Ciotola Piccozzi in aria. Si può proseguire per Di Caro. 10 minuti più tardi occasione per il Lanciano con Crudo che scappa sulla sinistra. Serve al centro Ciotola che prima cicca il pallone poi cade. Dopo un contatto ancora una volta impassibile il fischietto chietino. Poco più tardi ancora i rossoneri, discesa di Rey che tira dal limite con la sfera che sorvola la traversa della porta difesa da falso. Alla mezz'ora corner di Di Giovanni sulla destra, Frattini incolpevolmente lasciato solo al centro dell'area non riesce ad impattare nella maniera giusta. Con le immagini di Carlo Micheli passiamo alla ripresa all'ottavo. I Seni all'interno dell'area centrale è facile per falso. 5 minuti più tardi passano i rossoneri, il solito Rey se ne va sulla destra, la mette all'indietro per Mariano che trova incrocio e 1-0. La pronta risposta del Villa sui piedi di Tacchi che devia un cross di Barbone ma non trova la porta. Al 25esimo, grande azione di Dincecco, tunnel, successivo dribbling e tiro ad incrociare a cui Elezai risponde con i piedi. Un minuto più tardi, incomprensione tra falso ed un difensore locale, si inserisce Mariano che la tocca con la punta del piede, il pallone finisce prima sul palo, poi cammina lungo la linea di porta per il primo assistente d'Adamo. La oltrepassata, ma le immagini non ci aiutano con Di Caro che va a convalidare il gol del 0-2 tra le proteste locali che portano all'allontanamento di Mister Vitale. 10 minuti più tardi, doppia occasione sui piedi di Rossi che in aria viene bloccato altrettante volte dalla retroguardia rossonera che successivamente manda Rey in contropiede, contatto in aria con Piccozzi ed è penalty. Sul dischetto lo stesso numero 7 falso intuisce ma non può nulla per lo 0-3. Dopo 5 minuti di recupero passivo troppo pesante per il Villa che recrimina per alcune scelte discutibili del direttore di gara, Lanciano equilibrato e concreto. Villa Lanciano 0-3. Penso che quello che si è visto oggi si è superato ogni limite. Noi siamo soddisfatti della nostra prestazione. I ragazzi hanno fatto una partita veramente encomiabile. Poi quello che sono le immagini dovete trasmetterli voi. Si è visto calci di rigore negati, stesse azioni valutate in modo totalmente diverso perché c'è un'azione il primo tempo del portiere che prende sul retropassaggio la palla fosse mezzo dentro con le mani, non è stata data né la punizione né il gol. Il secondo gol l'ha visto solo il guardialinea. L'arbitro, alla fine partita ci stanno pure dei filmati di gente con i telefonini, si è messo a sfidare il pubblico. Però noi continuiamo per la nostra strada, continueremo per la nostra strada, però oggi siamo soddisfatti perché penso che il Lanciano non ha bisogno di questi favori. Sai, parliamo del Lanciano, poi se dovessi dire quello che penso mi danno forse 10 anni di squalifica, è meglio che mi sto zitto, la prendiamo sul ridere e siamo contenti che sti ragazzi crescono domenica dopo domenica, anche se non ci sono i risultati, però la prestazione oggi si è vista e purtroppo siamo stati penalizzati come tu stesso hai detto e quello che si è visto oggi. Oggi secondo me si è superato un po' il limite di quello che è il discorso di gestire le partite. Assolutamente l'unico rammarico è questo, rammarico di che ogni domenica continuiamo a dire queste cose e questo fa male perché comunque in settimana si fanno i sacrifici, questa è una squadra giovane, si allena, lotta tutte le domeniche, poi oggi nei primi 5 minuti ci stanno due calci di rigore grandissimi, non li dai, penso che li mandate stasera, li trasmettete in televisione, l'unico rammarico è questo, continuiamo sempre a dire le stesse cose, a questo punto forse è meglio che ci stiamo zitti, non parliamo più fino alla fine della stagione, e oramai che dobbiamo fare? Questo, il rammarico è questo, poi il comportamento dopo, cioè penso che l'avete visto che cosa ha combinato a fine partita, cioè uno che
la situazione dell'antistadio è questo: uno che esce e si ferma con la gente sopra a sfidare le persone. Penso che questo fenomeno vada, secondo me deve andare fermato. Io bruttissimo, secondo tempo ho fatto subito due sostituzioni, e siamo stati più incisivi, sì, abbiamo fatto un bel secondo tempo, cattivo, determinato, la squadra che voglio sempre. E alla fine, ecco, l'abbiamo vinta anche con merito e niente, festeggiamo perché è bello con i tifosi che sono venuti oggi in tanti. Ringrazio la società che ci è molto vicina, malgrado che il presidente è in America, però comunque ci fa sentire la sua presenza con videoconferenze. Ringrazio i due direttori sportivi, il direttore sportivo e il direttore generale, Tommaso, tutta la squadra. Siamo una famiglia, sono contento perché, ecco, abbiamo creato un bel gruppo.